Buonasera, con grandissimo piacere diamo inizio a un seminario che avevamo già messo in cantiere, poi abbiamo dovuto rinviarlo, ma siamo molto contenti che appunto sia stato possibile inserirlo nel programma di quest'anno. Un seminario di Roberto Esposito, illustre studioso napoletano, ma che è proiettato nel mondo di filosofia, tanto politica quanto teoretica, e amico, grande amico dell'istituto nostro, ci dà una mano a pensare anche il futuro dell'istituto, che ci fa molto piacere. A proposito di questo, mi piace ricordare che stamattina e domani mattina, alcuni l'hanno seguito, c'è stato un seminario su tematiche teologico-politiche, antropologico-politiche, in collaborazione con la Scuola Normale. E in particolar modo i protagonisti sono stati dei perfezionandi o perfezionati, quindi dei dottori di ricerca, diciamo così, della scuola stessa, e penso che questo possa essere, naturalmente anche dei ricercatori, delle ricercatrici, insomma non elenco tutti, e questo possa essere anche un primo episodio, mi sembra molto proficuo, di una serie, nel senso di una collaborazione, ecco, che può stabilizzarsi in modo che l'Istituto degli Studi Filosofici possa essere un punto di riferimento anche per questi studiosi che si sono formati a Pisa alla Scuola Normale e che ora vanno per il mondo, come accade di solito ai normalisti. Insomma, esposto a una personalità tale che evita e rende inutile, diciamo così, la presentazione, mi limiterò però a ricordare ciò che consente anche di inquadrare, credo, il ciclo di seminari che oggi inizia, ovvero questa attenzione molto impegnata da un punto di vista tanto genealogico che teorico, teoretico, al tema dell'istituzione. A questo tema Roberto Esposito è arrivato attraverso un percorso originale che ha attraversato l'impoliticità, il tema dell'impolitico, e anche una lettura originale, propria, affermativa, diciamo così, della biopolitica, e che si è caratterizzata come una delle proposte teoriche, diciamo, della filosofia italiana, ma insomma che poi dialoga con tutti, ovviamente. E l'esito istituzionale, o non so se dire istituzionalista, ma insomma in una chiave poi mossa, genealogica, istituente, il tema di oggi, e quindi non un uso dell'istituzionalismo in chiave, diciamo, statica, non voglio dire conservatrice, ma insomma statica, che è uno poi dei possibili rischi, no? Dell'istituzione, dell'istituzionalismo. In Italia c'è una grande tradizione, ovviamente, sull'istituzionalismo, il primo nome viene in mente Santi Romano, e tradizione a cui peraltro Roberto si richiama, ovviamente, però rilanciandola in una proposta che in realtà è innovativa, è originale, è propria, diciamo, non è un riproporre Romano, è attraverso anche Romano andare a cercare di capire le forme possibili dell'ordine, forse anche di una ripoliticizzazione, una volta che lo stato delle masse è entrato in una grande crisi e difficoltà, diciamo, e anche la costituzione materiale, non credo per liquidarli, ma per rimetterli per far sì che un mondo rovesciato ritorni a stare dritto, diciamo così, mi pare, no? E anche per capire quali siano in fondo è uno scandaglio del costituente, ma che ha in mente giuridicamente l'esito dell'ordine, ecco, come esito e come dinamismo. E quindi è una proposta tanto storico-concettuale, diciamo, storico-genealogica, mettiamola così, interpretativa, dal punto di vista della storia del pensiero, quanto tematizzante e teorica, quindi si potrebbe dire anche in una chiave di politica del diritto per certi aspetti, e comunque di teoria delle istituzioni, diciamo così, che è certamente di grande interesse e anche nella misura in cui mira a dire cose nuove, è coraggiosa.
naturalmente per, come Roberto come la fa? Riprendendo dei grandi, come si deve fare, cioè riprendendo dei grandi autori, no? Questi tre giorni si parlerà di Machiavelli, di Spinoza e di Hegel, quindi architravi. E questo è come dire, è totalmente nello spirito dell'istituto, sono anche autori amati qui in queste sale e studiati, e per questo il seminario che oggi andiamo ad iniziare è davvero prezioso. Ringraziamo Roberto Esposito per la sua disponibilità e do senz'altro la parola con grande piacere. Posso? Applauso a te. Grazie Nello di queste parole affettuose, generose, e grazie a te, a Florinda, per quello che state facendo per l'Istituto e per Napoli, rilanciandolo con grande determinazione e intelligenza, e questa è una cosa molto importante. Io, come qualcuno sa, sono legato a questo istituto da pensieri, ricordi, emozioni, no? Quindi ci ritorno sempre con grande piacere. Questo seminario che anticipa un libro in uscita, in realtà poi non sappiamo fare altro che libri, quindi ci ripetiamo un po', ma insomma non c'è via d'uscita. Meglio fare quello che guerre o altre. Esatto, un libro che avrà come titolo Vitam Instituere, genealogia delle istituzioni, il quale conclude, diciamo, una piccola trilogia avviata negli anni precedenti, che già era confluita in due volumi intitolati rispettivamente Pensiero istituente e Istituzione. Ecco, se il primo di questi due libri individuava all'interno del dibattito filosofico contemporaneo ed elaborava una sorta di paradigma istituente, il secondo, Istituzione, ricostruiva le difficoltà, ma anche le risorse di un nuovo pensiero sulle istituzioni. Ecco, rispetto ad essi, questa nuova ricerca che presento oggi e domani e dopodomani ha un obiettivo per certi versi, direi perfino più ambizioso, cioè non solo quello di ripercorrere le filosofie classiche e moderne più in sintonia con il tema delle istituzioni, ma diciamo il tentativo di guardare alla storia del pensiero da un punto di vista istituente. Quindi ho cercato di rovesciare la procedura consueta che, partendo da determinati autori, perviene a un certo esito teoretico, aprendo invece una prospettiva teoretica, filosofica, dalla quale interrogare la tradizione filosofica. Quindi ciò che ho provato a fare, insomma, è proiettare una prospettiva istituente sul pensiero moderno, reinterpretando il pensiero moderno in relazione ad essa. E ciò, come diceva Nello, mi ha consentito di leggere tre grandi classici della tradizione filosofica e politica, Machiavelli, Spinoza e Hegel, in una chiave per certi versi inconsueta, non tradizionale rispetto alla loro interpretazione canonica, riconoscendo in essi appunto gli ispiratori, gli iniziatori della teoria dell'istituzione, come poi si è andata formulando soprattutto nel Novecento. Nello faceva il nome di Santi Romano. Quindi quello che ho cercato di elaborare è una sorta di genealogia che appunto dalle pagine di questi tre autori confluisce nel pensiero istituente contemporaneo. Il primo passaggio della ricerca, no, che poi è il primo capitolo di questo nuovo libro, non potrò fare più che un accenno a questo, riguarda la stagione giuridica romana. Oggi, in una lezione dedicata a Machiavelli, posso soltanto dire che, nonostante la straordinaria prestazione del jus romano, il diritto romano non riesce a cogliere il significato ultimo, moderno, dell'istituzione,
vitam instituere, benché questo lemma sia in qualche modo riconducibile proprio alla tradizione romana. Ma quali ostacoli si frappongono nel diritto romano e in generale nella concezione antica a un'interpretazione affermativa del rapporto tra istituzione e vita? Quali ostacoli? Beh, il primo ostacolo che si frappone a Roma è una mancata articolazione tra natura e storia. I grandi giuristi romani, soprattutto gli ultimi, Marciano, Papiniano, Ulpiano, formulano addirittura qualche cosa che si è voluto definire proto-giusnaturalismo, senza però poi avere la capacità di connettere, di intrecciare questa elaborazione della natura con la storicità, perché nella concezione antica questo è impossibile. E il secondo elemento che manca al diritto romano per cogliere il significato pieno di questa relazione istituzione-vita è la mancanza di una idea di soggettività giuridica. Il diritto romano è un diritto oggettivo, come si dice, definito appunto non in base al soggetto, ma in base alle cose o alle persone che questo soggetto possiede. Per dirne una, nel diritto romano l'uomo libero non è mai definito in sé, ma dal fatto che non è schiavo, no? In base alla cosa posseduta. Quindi in questo vuoto di soggettività giuridica, è proprio questo vuoto di soggettività giuridica, oltre che una concezione appunto destoricizzata della natura, le due cose peraltro si tengono, impedisce, cela al diritto romano sia il carattere istituente della vita, sia il carattere potenzialmente vitale delle istituzioni, proprio quell'intreccio, no? Implicito nell'enigmatico lemma vitam instituere. Perché l'istituzione possa ritrovare una relazione intrinseca con la vita, bisogna attendere tre passaggi concettuali che soltanto la modernità è in grado di effettuare, e cioè la scomparsa della trascendenza divina come fonte della dinamica sociale, implicita in tutto il primo cattolicesimo, il primo cristianesimo, poi l'articolazione tra natura umana e storia, e infine la definizione di una soggettività al contempo istituita e istituente. E all'origine di questa triplice svolta si può situare, mi pare di poter situare, il pensiero di Machiavelli. Che egli sia l'autore moderno forse più di ogni altro interessato agli ordinamenti di Roma antica non è un caso, non è privo di significato, ma è quel punto con uno spostamento decisivo della prassi istituente dall'ambito giuridico all'ambito politico. Cioè, la straordinaria novità della prospettiva di Machiavelli sta in una politicizzazione delle categorie giuridiche romane che, come dire, immette il formalismo dell'ius, alcuni pronunciano dello ius, io dico dell'ius come altri, immette nel formalismo del diritto la pienezza della vita politica. Questo passaggio a consentire a Machiavelli quell'incrocio, di penetrare in quell'incrocio tra istituzione e vita, al quale neanche i più acuti maestri del diritto romano potevano arrivare. Per Machiavelli storia e natura si relazionano tra loro in una modalità certo problematica, di cui non è dato prevedere l'esito, ma che proprio perciò apre all'attore politico delle possibilità inedite di intervento. No? Cioè, l'esistenza degli uomini per Machiavelli è immersa in un quadro, in un orizzonte al contempo storico e naturale, dentro la tensione, diremmo meglio, tra natura e storia, che da un lato conferisce alla vita un intenso significato politico e dall'altro immette nella politica la sostanza della vita, no?
la materia vivente. Quindi quando Machiavelli scrive che una repubblica ha maggior vita del principato, oppure che gli ordini hanno bisogno di essere fatti vivi dalla virtù di uno cittadino, beh, bisogna prendere queste espressioni con un significato quasi letterale, no? Questo tema della vita non è solo una metafora, nel senso che per Machiavelli esistono delle istituzioni più adatte di altre a sopravvivere perché consentono una maggiore densità vitale, La vita, cioè i suoi impulsi, i suoi bisogni, i suoi desideri, non soltanto è il contenuto, starei per dire, ma è il motore della politica in Machiavelli, spento il quale la politica è portata a corrompersi e a prosciugarsi. Con questo ovviamente non voglio dire che Machiavelli sia un filosofo della vita ante litteram, no? Sarebbe insensato, e neanche rintracciare nelle sue pagine un tratto biopolitico, come diciamo oggi, che come ha ben visto Foucault non gli appartiene. Machiavelli precede la stagione della biopolitica. È noto però l'uso frequente che Machiavelli fa di una terminologia medica, biomedica, incentrata sulla teoria ippocratica degli umori che a lui perveniva da Galeno, così come è noto il suo riferimento alla nozione fisiologica di corruzione e rigenerazione degli organismi politici. Quindi Machiavelli adopera un vocabolario biologico, tutto questo è stato studiato fin nel dettaglio. Ma non bisogna perdere la caratterizzazione politica di questo lessico biologico. Cioè Machiavelli non parla né l'antico linguaggio aristotelico della vita buona, né il linguaggio modernamente hobbesiano della conservatio vitae, no? Certo, la vita va conservata quanto possibile, anche a questo serve la politica, ma secondo Machiavelli per essere conservata la vita va prima istituita e poi sostenuta da istituzioni capaci di orientarne lo sviluppo, dal momento che a essere conservato per Machiavelli è il continuo mutamento. Ciò che va conservato è il mutamento, la trasformazione. Se l'organismo politico non sa adeguarsi alla mutazione dei tempi, avere un riscontro con i tempi, beh, la sua vita appassisce. Quindi l'uso della terminologia medica, insomma, più in Machiavelli, più che un'opzione epistemologica, uno strumento funzionale a una concezione politica che ha il suo baricentro nella dinamica del vivere associato. Gramsci coglie molto bene questo punto, dal suo punto di vista, con il suo linguaggio, ovviamente. Ecco, questo serve a intendere il significato pregnante in tutte le opere di Machiavelli, non solo del sostantivo vita, ma soprattutto del verbo sostantivato vivere, che Machiavelli usa continuamente, accompagnato da aggettivi che gli attribuiscono una specifica rilevanza politica. Vivere politicamente, l'espressione di Machiavelli, rimanda a qualcosa che oggi definiremmo un'ontologia politica, naturalmente non è il linguaggio di Machiavelli, no? In cui il soggetto di questa ontologia, come dire, è lo stesso atto di vivere, un'ontologia immanente, no? E qual è il soggetto della vita politica? Il vivere stesso, direbbe Machiavelli. Quindi per riferirsi a una vita regolata da leggi in nome del bene comune, Machiavelli utilizza poi l'aggettivo civile, il vivere civile, adattandolo sia al Principato che alla Repubblica, oppure l'aggettivo politico, vivere politico, a indicare appunto la partecipazione più o meno ampia dei soggetti alla gestione del potere. Ma forse la connotazione machiavelliana più pregnante del vivere, perché è espressivo di maggior vita, è quella che chiama in causa la libertà, vivere libero, dice Machiavelli, no? Opposto al vivere servo, al vivere tirannico,
Ciò spiega perché, lo cito, quelle repubbliche dove si è mantenuto il vivere politico incorrotto non sopportano che alcuno loro cittadino ne sia né viva a uso di gentiluomo, no? Come un vecchio feudatario, vuole dire, come avviene nel Regno di Napoli o nella Roma papale, in Romagna, in Lombardia. Perché, aggiunge Machiavelli, un popolo dove è in tutto è entrata la corruzione non può, non che piccol tempo, ma punto, vivere libero, non può assolutamente vivere libero. Solo un vivere libero può riconoscersi parte integrante del processo istituente, no? Cominciamo a mettere questo vocabolario, questo termine, non perché per esistere, non soltanto perché per esistere va inizialmente istituito, no? In Machiavelli, per esempio, il principe istituisce una vita politica, dinamiche conflittuali istituiscono una vita politica, ma anche perché una volta istituito il vivere libero va tenuto vivo attraverso strumenti istituzionali adeguati all'organizzazione duratura della libertà. Questo è il punto, deve essere durabile la libertà per valere. Quindi per Machiavelli tutt'altro che riconducibile a una condizione anarchica, come vorrebbero alcune interpretazioni, penso per esempio a questo libro di Abensur, La democrazia contro lo Stato, sbagliatissimo, Machiavelli non è né un pensatore democratico, semmai repubblicano, né vuole andare contro lo Stato, lui voleva lo Stato, quindi democrazia contro lo Stato è un'interpretazione talmente libera da diventare insensata. Quindi per Machiavelli la libertà, tutt'altro che conducibile a una condizione anarchica, va iscritta dentro determinati ordini, ordinamenti. Qui tocco un tema su cui Nello, insomma, è maestro. Ordinamenti attraversati dal conflitto politico tra ceti contrapposti, come i nobili e i popolari. E, come è noto, la tesi di fondo di Machiavelli è che essi contrastano precisamente sulla libertà, insediata dal desiderio dei nobili di opprimerla e dei popolari desiderosi di non essere oppressi. Quindi a questa dinamica generale presente, secondo Machiavelli, in ogni tipo di società, anche se non è consapevole questa società, si lega dalla discussione su quale tra queste due parti, quale di queste due parti debba custodire la guardia della libertà, dice Machiavelli, in cui si può riconoscere la prima delle istituzioni politiche, perché è quella che è presupposta a tutti gli altri. Se non c'è una guardia della libertà, non c'è nessun'altra istituzione. Senza che qualcuno se ne faccia carico della libertà comune, la vita non può essere istituita e le istituzioni perdono vitalità. Quindi la permanenza sempre precaria del vivere libero è consentito, attenzione, prima che dalla volontà degli uomini, da istituzioni in grado di assicurarla, anche se quella volontà muta. No? In questo senso la libertà, come la vita che essa libera, non può esistere fuori da istituti che da un lato la difendono e dall'altro la limitano. Attenzione, le istituzioni non solo espandono, ma proteggono, limitano, contengono, talché mai sia perfetta una repubblica se con le leggi sue non ha provvisto a tutto e a ogni accidente posto il rimedio e dato il modo a governarlo. A ogni accidente, a ogni eccezione, no? Ci vuole un'istituzione in grado di gestirla. Certo, in casi disperati, che Machiavelli ben conosce, si possono creare situazioni che richiedono metodi straordinari. No, il caso di eccezione, anche se è bene non congiungere il linguaggio machiavelliano con quello di Carl Schmitt, ha scritto un bel intervento Carlo Galli, il termine di Machiavelli non è eccezione, è emergenza. Detto questo, diciamo, ci sono i casi eccezionali in cui appunto servono metodi straordinari.
come quello appunto del principe. Quindi è questa articolazione tra tenuta e innovazione a collocare, secondo me, Machiavelli all'origine del pensiero istituente, a farne il padre per certi versi del pensiero istituente. Ma se Machiavelli si può definire il primo esponente moderno del pensiero istituente, qual è esattamente nella sua opera il ruolo delle istituzioni? Quali ne sono le categorie portanti destinate poi a proiettarsi in tutto il successivo istituzionalismo politico? Ecco, esse possono essere individuate, io credo, all'incrocio di tre bipolarità, che sono antropologiche, storiche e politiche, tre bipolarità costituite dal rapporto tra libertà e necessità, evento e processo, e ordine e conflitto. Partiamo dalla prima, libertà-necessità, espressiva di quello che potremmo definire hegelianamente, naturalmente è un termine mio, il lavoro del negativo in Machiavelli. Che la libertà, che abbiamo visto che caratterizza il vivere libero, implichi per esplicarsi la presenza della necessità. Ecco, già questo indica il ruolo decisivo della negazione di Machiavelli. La libertà non scorre fluida, richiede e chiamata in causa dalla presenza della necessità. Quindi questi due elementi, affermativo e negativo, si intrecciano e si tendono tra loro per potersi definire la società, qualunque sia il suo regime politico, non può coincidere con essa stessa. Ecco, Machiavelli non è un pensatore dell'immanenza assoluta. Ci vuole la mediazione, ci vogliono le istituzioni. La differenza, anche le forze si contrappongono reciprocamente, perché ci sia una forza ci deve essere l'altra contrastante. Quindi la comunità, tutt'altro che basata su un fondamento unitario, poggia, ma di questo abbiamo parlato un po' stamattina, su un vuoto di fondamento, da cui trae appunto questo movimento negativo che la mette in forma. C'è bisogno della forma, bisogno della forma. In questo senso non sorprende che il tribunato della plebe, no? Questa istituzione romana di cui Machiavelli parla tanto, sia definita da un istituzionalista filosofo contemporaneo, Claude Lefort, che scrive un grande libro su Machiavelli, chiama il tribunato della plebe l'organo della negatività. In che senso? Intanto nel senso che, non avendo i tribuni altra ragione d'essere che quella negativa di ostacolare la prepotenza dei grandi, le relazioni si istituiscono per via negativa, attraverso la negazione. Questa modalità negativa va anche al di là del conflitto tra le parti, no? Per diventare proprio il modo in cui Machiavelli argomenta. È uscito un libro di Ginsburg, se non sbaglio, intitolato Nonostante. Non di manco. Non di manco. Questa è la forma, è così, non di manco. Quindi diciamo, Machiavelli sempre immette questo scarto nel proprio discorso, no? L'argomentare machiavelliano, per definire qualche cosa, Machiavelli parte dal suo contrario, derivandolo dalla differenza con questo contrario, no? Quindi, per esempio, più che il riferimento al bene possibile, Machiavelli ragiona in termini di male minore. È un realista politico, male minore, cioè il soggetto politico punta a qualcosa che, evitando il peggio, si dimostri un bene, pur non essendolo originariamente, no? Cioè, gli stessi tumulti, i disordini che Machiavelli definisce benefici per l'organismo politico romano, di per sé non sono un bene, i conflitti, no? Sono un male però accettabile, anzi necessario, per sfuggire a che cosa? Un rischio maggiore, la stasi regressiva che provoca implosione, o la guerra civile che provoca esplosione. Meglio quel male necessario, non di manco, diciamo.
Il che non toglie che certo poi questo rimedio può trasformarsi esso stesso in un male, come accade a Firenze quando i conflitti sociali, che a Roma sono produttivi, degenerano in una forma di guerra civile. Quindi la funzione delle istituzioni è appunto quella di impedire questa deriva entropica, favorendo il transito da un male maggiore a un male minore, e da questo a un bene possibile, cioè alla portata del soggetto politico, nello scenario sempre problematico in cui i soggetti politici operano. Quindi questa precedenza logica del negativo sul positivo nasce dallo sguardo disincantato con cui Machiavelli osserva la realtà, sia sul piano politico che sul piano antropologico. Cioè, la corruzione umana per Machiavelli è inevitabile, è inarrestabile in quanto tale, come grande struttura antropologica. Può essere contenuta, fronteggiata con strumenti precari, limitati, come limitata è la vita stessa. Machiavelli ha fortissima questa idea, la vita è limitata, si muove, quindi è un pensatore della vita, ma sa che la vita finisce, tutti i corpi politici come i corpi individuali devono perire. Questo è, vita e morte costituiscono gli estremi di uno stesso segmento destinato a concludersi con la vittoria della morte, naturalmente, no? Soltanto dal caos nasce l'ordine, no? Come diceva Schmitt, ab integro nascitur ordo. Per Machiavelli dal caos nasce l'ordine, in una modalità che non solo non può cancellare questo caos, ma deve patteggiare continuamente con il caos. Perché possa darsi qualche cosa come la politica, occorre una deviazione dall'andamento normale, che se no porta al caos, porta al male, porta alla morte. Ci vuole una scossa politica che impedisca di scivolare nella corruzione a cui la vita umana è orientata, inevitabilmente. Ovviamente i modi e i tempi di questo intervento sono decisivi. Un primo esempio è fornito dalla storia romana, quando per esempio il regime monarchico fu sostituito appena in tempo da quello repubblicano, appena in tempo. Un secondo esempio riguarda per esempio Milano e Napoli, che però non funziona. Perché? Perché quelle membra erano già tutte corrotte. Quindi il tempo è decisivo. Prima che tutto si corrompa bisogna intervenire. Appunto, qua sta la differenza tra i due casi. In un primo caso la riforma istituzionale a Roma, passaggio alla Repubblica, blocca la corruzione, nel secondo non è più possibile. Quindi torna questo ruolo istituzionale del negativo, o negativo dell'istituzione se vogliamo, che è iscritto nel rapporto antagonistico delle parti sociali. Cioè, se non esistesse chi non vuole essere dominato, il dominio si espanderebbe per tutto il quadro. Ci vuole un non per produrre storicità, diciamo così. D'altra parte, se ci fosse una concordia duratura, no? La concordia fosse duratura, naturale, non ci sarebbe bisogno di istituire la vita scorrerebbe di per sé, senza bisogno di istituzioni, di qualcosa che la limiti, che ne limiti il flusso attraverso le forme. Ma non essendo, ahimè, così, la negatività per essere usata, ecco, diciamo, che cosa fa, dice Machiavelli, va spostata dall'immediatezza del contrasto alla mediazione istituzionale che rende questo contrasto addirittura produttivo. Quindi questo transito per il negativo è necessario, e questo conduce al cuore del linguaggio concettuale di Machiavelli. Il negativo ha nomi specifici nel suo discorso, si chiama ostacolo, avversità, fortuna. Della fortuna si è molto parlato, no, nella letteratura, ma forse il concetto più pregnante del lessico machiavelliano, molte volte adoperato, è il termine necessità. La vita umana,
anche politica, è stretta nelle maglie della necessità, che è insieme all'occasione l'altro nome della fortuna. La fortuna si può chiamare occasione o necessità. Se l'occasione, come dire, è il lato soggettivo della fortuna, la necessità è il suo versante oggettivo, quello che, non potendosi contrastare frontalmente, va arginato. E la necessità, gli studiosi di diritto sanno molto bene questo, no? La necessità è una delle fonti del diritto, cioè istituisce diritto la necessità. Quando scoppia un terremoto o una pandemia, c'è una necessità che istituisce nuove leggi che possono poi scivolare nello stato di eccezione o tenersi dentro uno stato di emergenza, ma la necessità fa diritto e non può essere ordinata dalle leggi. Necessitas legem non habet, secondo il famoso brocardo di Graziano, no? Cioè è la legge a piegarsi alla necessità, non la necessità alla legge. Questo è il surrealismo, no? Quindi il rilievo istituente della necessità, che rovescia il negativo nel positivo, cioè in certe situazioni la necessità fa leggi. E che, appunto, facendo un grande salto, e in particolare Santi Romano, il nostro Santi Romano, vede la necessità non una, la principale fonte del diritto non scritto, ovviamente, no? E va ricondotto a questa genealogia, secondo me, profonda, che arriva a Machiavelli. Quando una novità emerge inaspettata e non è dominabile attraverso mezzi ordinari, va affrontata con mezzi straordinari. Proprio a essi, appunto, Machiavelli riconduce la forza che spinge l'azione politica a eccedere la prassi consueta, aprendo uno squarcio anomalo nelle pareti del reale. Quindi da questo angolo di visuale si rivela non soltanto l'effetto positivo del negativo, ma anche il ribaltamento che si compie della necessità nella libertà. Questo è un punto fondamentale, no? La libertà nasce dalla spinta della necessità, che, rendendoci necessario un processo istituente, apre la possibilità all'uomo di un'azione libera, perché è talmente forte la necessità che implica Valentino, il conte Valentino, o il padre Alessandro VI, quando è stretto dalla necessità, prende la decisione. Quindi la libertà non è solo il contrario della necessità, è l'effetto della necessità. Le necessità, dice Machiavelli, possono essere molte, ma quella più forte che ti costringe a vincere o a morire. L'attore politico stretto dalla necessità deve scegliere: o vince o muore. Quindi quanto più la necessità incalza, tanto più l'azione del soggetto deve essere virtuosa. Quindi la virtù politica non è un fiore che fiorisce spontaneamente, se non in casi particolari, è il controeffetto di una situazione che non lascia altra scelta. Se un partito si trova in una situazione tale che sta per scomparire, o fa qualche cosa di eccezionale o scompare. Non c'è niente da fare. E quindi è proprio la mancanza di scelta a mettere il soggetto davanti alla necessità di scegliere. Uno non ha altre scelte, deve per forza trovare comunque una scelta. Quindi la necessità istituisce la libertà creando istituzioni capaci, appunto, di attivarla. E certo, questo sguardo di Machiavelli non è mai uno sguardo trasparente. Machiavelli ritiene che la realtà stessa sia opaca, non trasparente. Ma dentro questa opacità bisogna scegliere l'alternativa migliore. Quindi la realtà politica non è mai univoca e non è neanche decisa dal soggetto. Perciò Machiavelli non sarebbe un autore decisionista, ma è l'esito bilanciato di spinte e controspinte in cui il soggetto si misura con dati oggettivi, in parte subendoli, in parte modificandoli.
Quindi Machiavelli sostiene in più di un'occasione che è la necessità, cito, a fare virtù, spingendo anche chi è poco propenso alla decisione a prenderla. Insomma, infiniti esempi che vi potrei adesso citare. Quindi sul carattere istituente della necessità, l'analisi di Machiavelli, appunto, secondo me, segna una svolta decisiva nel pensiero politico primo moderno, diciamo così. Certo, il peso della necessità, della fortuna è conosciuto dalla tradizione antica, tucidide, umanistica, ma Machiavelli imprime una svolta profondissima nel lessico politico. La necessità intanto non rimanda a nessun intervento divino, la fortuna, eccetera. Non è altro dall'ordine delle cose assunte nella loro contingenza. La necessità non è il contrario della contingenza, è la faccia oggettiva della contingenza, diciamo. Quindi tutt'altro che opporsi alla libertà, la necessità ne costituisce la molla, la sponda di contrasto che porta a decidere in modo inedito. Il secondo, avevamo detto tre punti, no? Il secondo asse tematico intorno a cui ruota il pensiero istituente di Machiavelli è la bipolarità tra evento e processo. Stamattina ne parlavamo in qualche modo dell'evento. Intanto è bene partire dall'orizzonte in cui si situano evento e processo, che è l'orizzonte della storia, della storicità. Che rapporto ha Machiavelli con la storia? Intanto due opere di Machiavelli sono dedicate proprio alla storiografia, Storie fiorentine e La vita di Castruccio Castracani. Ma la storia penetra dentro l'opera di Machiavelli, in tutte le opere di Machiavelli, non sempre allo stesso modo. Anche nelle due opere maggiori, Il principe e i discorsi, resta una differenza di fondo che si potrebbe dire inizialmente che si fa proprio alla differenza tra evento e processo. Il principe è l'evento, i discorsi il processo, cioè un lungo periodo. In realtà però, nonostante questa prima apparenza, le cose sono più complesse, perché evento e processo costituiscono una tensione tra loro che attraversa tutte le opere, sia il principe sia i discorsi. Il principe nasce, che in sé l'istituzione del principato è un evento, ma nasce sotto la pressione di una catena di eventi che costituiscono un processo, cioè quello della progressiva decadenza e perdita della libertà in Italia. Quindi anche all'interno del principe, questo scritto sull'evento, ci sono tanti vettori storici processuali, per esempio il ruolo della Chiesa, un processo di lungo periodo. Cioè, anche nel principe non sono solo i soggetti, ma anche i contesti storico-istituzionali a determinare lo sviluppo dei temi, no? Ma soprattutto nei discorsi c'è questo insieme evento e processo, no? Certo, processi di lungo periodo nei discorsi giocano un ruolo fondamentale, passaggio di regime dalla monarchia alla Repubblica Romana. Si potrebbe dire, mentre nel principe la politica sembra prevalere sulla storia, nei discorsi la storia sembra prevalere sulla politica, no? Potremmo dire un po' così. In realtà, ripeto, non è esattamente così, perché in entrambi questi testi evento e processo si rincorrono continuamente, no? Generando l'uno dall'altro. Roma è il luogo della continuità, è l'organismo politico che dura secoli e secoli. È vero, anche altre, Sparta, Venezia, hanno una lunga durata, ma Roma per Machiavelli possiede qualche cosa di più, che nessun altro regime ha avuto, e cioè è un'esemplarità
tale da poter interpretare non solo la sua storia, la storia di Roma, ma quella di tutti gli altri regimi. Roma è il grande esempio in base a cui ogni regime può essere interpretato, no? Perché gli ordini romani, Machiavelli è interessato alle istituzioni di Roma, gli ordini romani costituiscono il quadro di intelligibilità di tutti gli altri modelli di sviluppo. Questo significa che la storia di Roma si identifica con un grande processo istituente capace di integrare gli eventi, i passaggi che di volta in volta la costituiscono. E dunque tutt'altro che contrapporsi, come fa alcune filosofie contemporanee, no? Le filosofie dell'evento, si parla addirittura di svolta eventuale, gli eventual turn, no? Tutta una serie, a partire da Heidegger fino a Badiou, no? Gli autori dell'evento che contrappongono l'evento al processo. Invece evento e processo, i Machiavelli si incrociano in un tragitto che continuamente proietta l'uno nell'altro, quindi da qui la singolarità di un tempo, di una temporalità che non ha un'unica origine, perché scaturisce proprio da un succedersi di eventi espressivi di processi. Quindi torna da questo lato la questione romana per eccellenza del vitam instituere. Io costruisco tutto questo libro, e ti dicevo, intorno al modo in cui in fasi diverse ritorna questo lemma, questa espressione, no? che sembra semplice ma che è molto complicata, del vitam instituere, no? Cioè la vita della comunità si raccoglie intorno a istituzioni che essa stessa è istituita. Questo è il significato più semplice, più immediato, ma le istituzioni a loro volta sono riempite della vitalità che corrisponde agli eventi che le attraversano. Le istituzioni non sono qualche cosa di bloccato, sono continuamente attraversate dagli eventi e ogni evento può modificare le istituzioni. Perciò, anziché il sostantivo istituzione, è decisivo il verbo istituire. No? Questo è il senso dell'innovazione. Quindi non bisogna pensare gli eventi contro le istituzioni, come a volte si fa. Almeno questa contrapposizione non traduce l'intendimento di Machiavelli, perché come gli eventi, per esempio i tumulti a Roma, sono istituenti, gli eventi creano di volta in volta ordini diversi, sono istituenti, e le istituzioni stesse possono essere assunte come eventi. Quando a Roma si costituisce il Tribunale della Plebe, c'è un'istituzione, ma quello è un evento che cambia la storia romana. Certo, gli eventi segnano, possono anche, come dire, non è che si scrivono linearmente nei processi, segnano una deviazione, uno strappo. Peraltro voglio dire che nel nostro ultimo, penultimo numero dell'almanacco, curato da Rita e anche da qualche altro, è proprio sul tema dell'evento, al centro queste cose che sto dicendo, che quindi io copio da loro naturalmente, e segna una deviazione, uno strappo nel processo in corso, a volte interrompendo, a volte determinando mutazioni. Quindi in Machiavelli c'è molta discontinuità, ma dentro le grandi continuità. Sono diverse temporalità, questo lo dice Althusser, no? Un'interpretazione molto teoretica ed efficace di Machiavelli. In Machiavelli ci sono tanti tempi che si intrecciano tra loro. Quindi nessuno più di Machiavelli ha la sensibilità per queste deviazioni, biforcazioni, combinazioni, no? Che si determinano nel flusso del tempo e che chiudono, aprono processi, li perturbano, li potenziano, li indeboliscono, li orientano in direzione diversa. Quindi spegnere o provocare conflitti, stabilizzare o destabilizzare ordini, avviene sempre all'interno di processi che però tutti questi eventi contribuiscono
a modificare. Quindi, se misurati su un arco di tempo lungo, gli eventi non costituiscono né una semplice rottura né una semplice ripetizione, sono momenti di passaggio in cui si creano istituzioni, in cui se ne decostruiscono altre, hanno sempre, diciamo, una potenza formale. Gli eventi hanno una potenza, formano la vita. Quindi Machiavelli fornisce tantissimi esempi che qui non vi faccio. Appunto, il più importante è quello della Costituzione stessa di Roma. Machiavelli usa questa teoria polibiana dell'anaciclosi, no? Cioè della successione dei regimi dall'uno all'altro, ma la rielabora proprio in riferimento al caso romano, perché in alcuni casi, no, del cerchio che fanno tutti i regimi, c'è poi una rottura, una breccia, un'eccezione, una breccia temporale in cui il ciclo può emanciparsi o tornare indietro o riscattare in avanti. Quello che i romani hanno fatto nei momenti salienti della loro storia non è sfuggire alle sfide epocali che avevano di fronte. Questo hanno fatto i romani, affrontavano le sfide epocali. Tutta la politica è una risposta a sfide. No, gli attori politici sono sempre di fronte a sfide. I romani le affrontano, queste sfide. Come? Adeguando non solo i propri comportamenti, ma anche i propri ordinamenti. A Roma si cambiano continuamente gli ordinamenti, a queste sfide, cercando di rapportarsi ai tempi. E solo quelle istituzioni sono in grado di proteggere i cittadini da oppressioni o da calamità cui altrimenti soggiacerebbero, perché la corruzione è sempre presente, perché è sempre presente la volontà degli uni di dominare gli altri. Non c'è niente da fare, paura e volontà di potenza sono per Machiavelli gli elementi decisivi dell'antropologia. C'è poi, appunto, lo dicevo già prima, un limite oltre il quale gli strumenti ordinari, per esempio lo Stato misto, non funzionano più, si inceppano, e allora bisogna ricorrere ai modi straordinari, che non solo rinnovano le leggi, ma mutano le istituzioni. È la procedura che Machiavelli chiama il ritorno ai principi. Non è una procedura conservativa o reazionaria, perché tornare ai principi significa tornare all'energia originaria, a quello che oggi noi diremmo al potere costituente, senza il quale il potere costituito a un certo punto fatica e può anche implodere. Quindi si tratta di riattivare il principio istituente. Sto usando in maniera indifferenziata il termine istituente e il termine costituente. Non è la stessa cosa, ma non c'è il tempo di entrare su questa questione lessicale. Ritornare ai principi, quindi, non significa ripiegare sull'origine, ma adattarsi alle nuove situazioni che, appunto, si creano. Quindi conservazione in Machiavelli va pensata insieme a innovazione. Cioè, conservarsi, che cosa si deve, per Machiavelli cosa si deve conservare? L'innovazione, la capacità innovativa, sì, si deve conservare, ma l'innovazione si deve conservare, no? Quindi conservatio ed institutio stanno insieme proprio dentro questa questione del vitam instituere. E infine la terza bipolarità, è la terza parte di questo mio intervento, del pensiero istituente di Machiavelli, è appunto la tensione tra ordine e conflitto. Quindi ormai sulla produttività del conflitto di Machiavelli sono scritte tante cose, gli interpreti convergono. Quello che resta aperto sono due questioni: uno legato al numero delle parti in conflitto e due legato al carattere del conflitto. Primo punto. Le due questioni si intrecciano tra di loro, naturalmente. Siccome Machiavelli presuppone il carattere politico dei conflitti, esclude subito
la soluzione hobbesiana, cioè gli individui sciolti tra di loro confliggono gli uni contro gli altri. Questo per Machiavelli è prepolitico, non è politico. Il politico implica il fatto che questi individui siano insieme dentro parti che si affrontano, no? Perché il modello hobbesiano, diciamo, spoliticizza il conflitto. Se gli uomini sono l'uno contro l'altro, ma quello non è conflitto, non è conflitto politico. Naturalmente anche in Machiavelli gli individui si affrontano, no? Per esempio nel Principe, ma sotto il profilo, diciamo, ontologico, strutturale, gli scontri tendono a contrapporsi dentro gruppi sociali. Che sì, no? Quanti sono questi gruppi sociali? Due, tre, di più. Machiavelli nella sua opera cambia su questo punto, no? Nel senso che intanto esclude la categoria di popolo. Popolo è una categoria moderna che richiama rappresentanza, sovranità. Machiavelli non parla, non ritiene che esista un popolo. Esistono delle parti che confliggono in base ai propri valori e ai propri interessi. Sempre due parti, però poi, mentre la parte nobiliare resta una, la parte popolare, a volte nella storia di Firenze, per esempio, si scinde in due parti, cioè il popolo grasso e il popolo minuto. Quindi alcuni interpreti, lo presente il libro di questo giovane studioso, Francesco Marchesi in particolare, no? Dice no, insomma, le parti sono tre. Ora, questo è molto giusto sotto il profilo fenomenologico, effettivamente spesso in Machiavelli le parti sono tre. Però se la fenomenologia machiavelliana è triadica, l'ontologia è duale fondamentalmente, perché alla fine queste tre parti, una si allea all'altra contro la terza, quindi alla fine, diciamo, la forma mentis di Machiavelli è bipolare, è duale. Perché il conflitto, per restare politico, lì poi non c'è niente da fare, Schmitt ha detto delle cose che poi non si possono negare. Il conflitto ci vuole una parte alleati, amica, e una parte nemica alla fine per funzionare. E quindi noi qua in Italia cerchiamo sempre il terzo polo, ma poi non si trova mai questo terzo polo, perché alla fine il conflitto è quello, no? E quindi si ricompone sempre in forma binaria. L'altra domanda è: ma qual è il carattere di questo conflitto? È un conflitto simmetrico o asimmetrico? Cioè, le parti confliggono sempre nello stesso modo o cambia il modo di confliggere? Cambia. E altre volte lo stesso, cioè negli scontri privati o economici, il conflitto è fondamentalmente simmetrico, ognuno combatte per acquisire qualche cosa. Nello scontro politico invece il conflitto è asimmetrico, abbiamo visto, i nobili vogliono togliere la libertà, vogliono dominare, i popolari vogliono non essere dominati, quindi non è lo stesso desiderio. C'è una, oggi diremo, una differenza esistenziale nel conflitto politico, no? E questo conferisce allo scontro una tonalità politica, il fatto che il conflitto è asimmetrico. Per esempio, se non fosse stato così, non si sarebbe creato a Roma il Tribunato della Plebe, con caratteristiche molto peculiari rispetto agli altri ordinamenti romani. Quindi nel conflitto a contare più che l'analogia è la differenza. L'assetto istituzionale muta in base ai desideri, alle volontà e agli interessi dei confliggenti. Ma quello su cui voglio tornare con forza, cioè nella fase adesso finale di questo intervento, è questa relazione tra conflitti e istituzioni.
attenzione, i critici dagli anni 60 in poi c'è stato contrasto radicale tra movimenti e istituzioni. I movimentisti dicono le istituzioni precludono il conflitto. È sbagliato questo. A me Machiavelli dice: non solo le istituzioni producono conflitti, perché dentro le istituzioni si producono conflitti, ma i conflitti sono fatti per istituire qualche cosa, o almeno i conflitti politici nascono da una necessità istituente, quindi non è che istituzioni e conflitti si contrappongono, ma anzi si intrecciano, si implicano a vicenda, e questo crea delle conseguenze. Da un lato le istituzioni non sono necessariamente statiche e chiuse al cambiamento, e dall'altro i conflitti tutt'altro che destituenti. La categoria di destituente in sé non esiste, è una categoria di istituzione svuotata, rovesciata, perché se l'atto istituente è un atto, è pur sempre un atto che istituisce qualche cosa in una forma negativa, no? E quindi c'è proprio, secondo me, un problema logico nell'idea: se si vuole destituire, perché quello non è un atto, è un atto rovesciato rispetto alle istituzioni, negativo rispetto alle istituzioni. Quindi i conflitti non sono destituenti, ma sono istituenti. E potrei leggervi tutta una serie di passi che vi risparmio, in particolare questo autore americano, John McCormick, che Nello ben conosce, ha lavorato molto su questo, in particolare in questo libro, che poi dice cose che non sempre si possono seguire, Machiavellian Democracy, democrazia machiavelliana, però lavora proprio sull'idea di un Machiavelli istituente. Peraltro Machiavelli è vissuto sempre tra le istituzioni. Quando è stato escluso dalle istituzioni stava suicidando, no? Si dice Machiavelli, appunto, autore destituente, ma quando mai? Contro lo Stato, quando mai? Lui non poteva vivere fuori dalle istituzioni, no? Quindi ha sempre lavorato per le istituzioni, in particolare queste due ultime opere che poco si conoscono, il Discursus Florentinarum Rerum e la minuta di provisione per la riforma dello Stato di Firenze, scritti tra il 520 e il 522 durante il governo ad interim di Giulio de' Medici, che poi diventa Papa Clemente VII, Machiavelli non fa che lavorare per riorganizzare le istituzioni fiorentine alla fine della sua vita. Certo, non da un punto di vista neutrale, Machiavelli lavora da un punto di vista della parte popolare anche quando ci sono i Medici, no? C'è un forte spirito di parte, in questo ha ragione Gramsci, Machiavelli è uomo di parte, no? Questo significa che è un democratico, che è un rivoluzionario? No. È un uomo di parte che lavora a favore della Repubblica, però lui sa che le istituzioni non nascono dalla mente di un legislatore. Voi sapete, nella filosofia politica moderna c'è questa figura del legislatore mitico. Le istituzioni nascono nel fuoco dello scontro politico, servono a tenere in forma l'antagonismo, no? Riprendendo le necessità degli uni contro gli altri. Machiavelli parteggia apertamente per opzioni istituzionali orientate a contenere la prepotenza dei grandi, a favorire la partecipazione del maggior numero al governo della città, e interpreta anche la storia romana e la storia fiorentina in questa chiave. In questi ultimi testi sulle istituzioni a Firenze difende il Gran Consiglio, diciamo un'istituzione simile a quella del Tribunato della Plebe, chiede l'incriminazione dei magnati corrotti con fortissime pene, se ci fosse adesso sarebbe un cataclisma,
E quindi lavora da quella parte, però lo fa sempre in vista di un equilibrio complessivo, senza il quale verrebbe meno la bipolarità conflittuale. Quindi Machiavelli, per esempio, era contrario a un modello che escludesse i nobili, perché se veniva meno una delle due parti, veniva meno l'ordine conflittuale. E non per nulla, accanto all'istituzione del tribunato della plebe, eccetera, Machiavelli esprime un giudizio anche sull'istituzione della dittatura commissaria, come avrebbe detto Schmitt, no? La dittatura a tempo, perché Machiavelli lo dice, non è la dittatura, non è la tirannide, cioè ha un carattere, come dire, immunitario, che garantisce contro situazioni eccezionali come una sconfitta in guerra, eccetera eccetera. A Roma è stato così, prima che poi la dittatura diventasse prima Consilla e poi con Cesare, il passaggio poi alla fine della Repubblica. Però il punto cruciale che, appunto, che fa, per riassumere, per concludere, di Machiavelli, secondo questa mia proposta, il primo teorico del moderno del potere costituente, del potere istituente, sta appunto nella collocazione delle strutture istituzionali nel punto, come ho detto, di giunzione tra libertà e necessità, evento, processo, ordine e conflitto. Le istituzioni consolidano la permanenza dell'organismo politico, consentendone l'evoluzione in una forma bilanciata tra conservazione e cambiamento. Quindi, nonostante l'indubbio rilievo icastico della figura del principe, la straordinaria intuizione di Machiavelli sta nel collocare i soggetti in un contesto istituzionale che allo stesso tempo li comprende e di volta in volta li oltrepassa. Quindi ciò che soprattutto resta della sua grande strategia argomentativa è questa articolazione di una trama fatta certo di azioni degli uomini, ma anche di funzioni, di istituti, di poteri, da cui quelle azioni sono condizionate ma anche potenziate. Quindi quanto più gli ordinamenti generati dai conflitti e produttivi di nuove dinamiche conflittuali risultano dinamici, tanto più il vivere libero acquista forza, acquista energia, tanto più la vita che scorre in esso, che fin dall'inizio è stata istituita, può diventare a sua volta istituente. Grazie, mi fermo qui. Benissimo, grazie a Roberto Esposito per questa presentazione così intensa che ha attraversato Machiavelli, ma per trarne un sugo, diciamo, che anche che ci parla, diciamo così, ecco, parla anche al nostro tempo, e credo ci siano vari temi di discussione, sia riferiti a Machiavelli stesso che al concetto di istituzione, che temi teorici, anche la distinzione fra istituente e costituente, insomma, sono tanti temi, sono tantissimi, e sicuramente ci sono delle curiosità o delle così delle, la prospettazione di, non siate timidi, però tanto so che ci vuole sempre la rottura della, forse, per aspettare, posso dire qualche cosa su questa distinzione, sì, costituente e istituente, almeno come è pensata da alcuni autori anche contemporanei, penso per esempio a questi due autori francesi, Dardot e Laval, ma penso anche allo stesso Merleau-Ponty, che fa proprio una distinzione, lui lo conosce molto bene, è uno studioso importante di Merleau-Ponty, proprio lo dice, istituzione non costituzione. Che cosa vuole dire? Ecco, intanto la costituzione implica, diciamo, è un concetto interno alla tradizione teologico-politica, è la creazione dal nulla,
la Costituzione, no? E la creazione ex nihilo, non c'è qualche cosa, l'atto costituente lo costituisce. In secondo luogo, la Costituzione ha un soggetto o dei soggetti, il potere costituente ha un soggetto che può essere il popolo, un dittatore, un gruppo che ha preso il potere, mentre invece anche l'istituzione ha dei soggetti, ma i soggetti nascono all'interno del potere istituente, il quale, non avendo un'origine, perché ogni istituzione nasce e la ripresa di una precedente istituzione, no? Le istituzioni, questo è un tema proprio di Merleau-Ponty, ogni presa è una ripresa, quindi la soggettività o la soggettivazione è qualcosa che si forma dentro la dinamica istituente, mentre, diciamo, in linea di principio il potere costituente, la Costituzione italiana, si riuniscono un certo numero di persone e fanno la Costituzione italiana, a partire da zero, sono dei soggetti che la fanno. Invece la processualità istituente, che prevede la presenza di soggetti, ma immette questi soggetti dentro una dialettica in cui non c'è un punto d'inizio o un soggetto iniziale, ma è una dinamica. Ecco, in questo senso i due concetti si possono distinguere. Naturalmente, da un altro punto di vista, poi coincidono, no? Potere istituente e potere costituente, in ogni caso è altra cosa dal potere istituito o dal potere costituito, ma su questo ci sta un'enorme letteratura che Nello conosce benissimo. Ecco, però io ci tengo a sottolineare, come fanno appunto alcuni di questi autori, la differenza tra costituzione di qualche cosa di nuovo da zero e istituzione che modifica un'istituzione precedente. No, questa è un po' detta in maniera molto sommaria, è un po' la distinzione che mi viene in mente, che fa per esempio Lefort, che fa Castoriadis, un po' tutti gli autori di questa svolta istituzionalistica del primo Novecento. Merleau-Ponty è una figura chiave in tutto questo, fa un corso importantissimo sull'istituzione della passività, ma insomma lui queste cose le sa benissimo, che sarebbe bene tradurre in italiano peraltro, no? Quel corso, insomma, lo stai facendo? Il corso del 54. Del 54, esattamente, il corso al Collège de France, diciamo. Volevo soltanto dire, tanto ringraziare. Grazie a te. Volevo soltanto dire che la tua esposizione dei tre punti su Machiavelli mi hanno ricordato moltissimo il libro di Jacques Dante, Hegel, philosophe de l'histoire vivante, in cui lui usa il concetto di positività degli scritti giovanili, sviluppandolo nelle lezioni di filosofia della storia, e attribuisce a questo concetto di positività lo stesso ruolo che tu hai attribuito al concetto di necessità. Cioè, è una cosa particolare, perché questa lettura, diciamo così, per certi versi anche bergsoniana, diciamo così, della filosofia della storia di Hegel, in qualche modo ha dei punti di contatto con... Che cosa del genere, ma non ricordo. Gira bene. Così questo lo lasciamo per chi interviene. No, quello lì, guarda. Dicevo, non ricordo bene il libro di Dante, però qualche cosa del genere lo dice anche Giorgio Agamben a proposito del dispositivo. Sì. Cioè, il dispositivo parte dall'idea di positum, no? E quindi proprio parte proprio da Hegel, forse attraverso Cogevi, non ricordo, no, attraverso Eric Weil o François Valle, insomma, però si ferma su questo tema della posizione, no? Dispositivo viene da quello, e ha dentro il dispositivo un elemento di necessità, sì. Anzi, per Agamben un elemento di forte, no? Imposizione, dispositivo, imposizione, per lui ci vuole la deposizione di ogni imposizione
ma questo poi entra dentro un altro discorso, però questo riferimento hegeliano mi pare molto pertinente, peraltro dopo domani sì, un po' ci ritorno. Perché domani, anche appunto perché poi inserisce la categoria di processo, insomma è una bella assonanza. Sì, no, infatti. Però questo viene da pensare che proprio riferimento a Giorgio, no? alla Agamben, ci dice che in quella prospettiva nemmeno l'istituzione, nessuna istituzione si sottrae al teologico politico, alla malia della violenza mitica, al cortocircuito pur potere diretto, e quindi c'è solo la prospettiva certo metapolitica, diciamo così, messianica della violenza divina. Questo è un grande nodo, perché è la questione della Verfassung anche, diciamo, la posizione di Agamben è tranchante su questo punto di vista, nel senso si conquista anche una sua grande coerenza da un certo punto di vista, però al prezzo di tagliare fuori tutto, diciamo. Mentre lo sforzo tuo è quello di comporre dei piani, di far vedere delle compresenze, cioè pensiamo, certo tu lo dici, uso l'istituzione, l'istituente è una cosa diversa dal costituente, ed è questo un po' la immunizza dalla presa teologico-politica, non so se del tutto o in parte. E questo è un punto, cioè quanto c'entra con la secolarizzazione o no, cioè quanto l'istituzione deve poter presupporre un sostrato sostanziale, diciamo così, per poter operare un'idea di continuità materiale, simbolica, oppure, e quindi quanto è spendibile in un orizzonte della modernità in cui invece nessun elemento sostanziale, almeno per il primo acchito, è disponibile. Però lì, insomma, poi si può discutere, perché poi la modernità, anche l'ipotesi teologica, almeno nella mia lettura, anche l'ipotesi teologico-politica, essendo implicando la secolarizzazione come filtro, filtra contenuto e quindi crea le condizioni dell'istituzione. Io la vedo nel senso della costituzione materiale, ecco la Verfassung, che è un po' costituente e un po' sì, istituente, sì, diciamo, sì, così, è un, sì, po' tutte e, sì, due, sì. Quindi tocchi, sai, su questi temi, come sai benissimo, si potrebbe parlare per ore. Anche in nominare teologia politica, la prima domanda che uno ti fa, dice: ma tu che intendi per teologia politica? Allora si intende in senso scimmiettiano. Detto questo, io mi sento in sintonia con te su quello che, a parte il fatto che considero Costantino Mortati uno dei più grandi autori contemporanei, no? La Costituzione materiale, eccetera, ma sì, diciamo così, rispetto ad Agamben, io un poco ultimamente sto dicendo, proponendo, insomma, anche a seguito di altri amici, insieme ad altri amici, la distinzione tra un pensiero estremistico e un pensiero radicale. Mentre il pensiero estremistico strappa, no, le polarità e le contrappone, per esempio potere e vita, il pensiero radicale articola le diversità, no, tende a metterle insieme in una chiave, se vogliamo. No, stiamo parlando, nessuno ci sente, siamo registrati. Certo, voglio dire, ecco, Kant è un pensiero estremista, Hegel è un pensatore radicale, perché Hegel articola, Kant, almeno il Kant morale, strappa da una parte la legge e dall'altra tende all'estremo. Quindi questo è importante, perché nel dibattito contemporaneo si potrebbe appunto fare una storia del pensiero contemporaneo, secondo me, su queste due categorie, cioè un pensiero estremistico, che naturalmente ha il fascino del pensiero estremistico, e un pensiero radicale, mentre il pensiero estremistico strappa la radice. Il pensiero radicale è un pensiero della radice, quindi della storicità,
no? Quindi questo non c'entra tanto con le cose che stiamo dicendo, ma per dirti il modo in cui io cerco di ragionare. Ma io sono vicino a te, tu stamattina quando hai fatto quella domanda a chi era, alla Gaia, no? Mi pare Anselmo, e tu sì, Paolo. Beh, insomma, Paolo, che adesso non c'era, non poteva esserci, il versante catecontico di Paolo, di San Paolo, ma non si può escludere, non si può escludere, è costitutivo del suo discorso, se no viene meno, ecco, si diventa un Paolo estremista, quando Paolo è un pensatore radicale, diciamo, perché si pone il problema del catecon. Quindi in questo senso dalla teologia politica non si esce. Ecco, lei risponderebbe, sì, è vero che non si può uscire, però c'è questo, bisogna lavorare su questo impossibile, uscire dalla teologia politica. Fino a stato complicato, è proprio perché è catecontica. Esattamente. Rita, poi... Io non volevo, pensavo di intervenire a Lutero, però le sue riflessioni anche con Fiorina mi hanno sollecitato. Sì. No, grazie mille Roberto. Visto che hai citato l'almanacco, io appunto pensavo anche a un'autrice che ti è molto cara, e su quest'ultimo numero dell'almanacco in effetti abbiamo tradotto proprio il saggio di Simone Weil su Machiavelli, che è un saggio del 1934 che finora è inedito in italiano, e appunto che è un tumulto proletario nella Firenze del XIV secolo. E in effetti mi interessava appunto un tuo giudizio su quanto la stessa Simone Weil, visto che tu ci hai lavorato e hai lavorato anche tra i primi peraltro sul machiavellismo fra virgolette di Simone Weil, che in qualche modo invece sembra quasi come dire un'eresia, no? E invece è presente, e anche perché Simone Weil appunto lavora in qualche modo sulla intuizione di Machiavelli rispetto appunto a una separazione anche tra l'istituzione diritto, per esempio, e la questione della forza, che comunque lo vivifica, e quando per esempio dice Machiavelli opera una separazione completa tra la forza e il diritto, confondere volontariamente la forza e il diritto è il principale baluardo dei tiranni. Quindi bisogna essere riconoscenti a Machiavelli per aver compiuto questa analisi. Questo già lo diceva nelle lezioni di Rohan, e poi nel 1943 ripete: l'idea di elaborare una meccanica dei rapporti sociali è stata prefigurata da molti spiriti lucidi, senz'altro da Machiavelli. Quindi questa intuizione di Weil, no? Soprattutto anche su questa questione del diritto come istituzione, che però è vivificata dalla forza, che però va messa in forma. Ecco, non so se puoi aggiungere qualcosa su questo, mi interesserà. Sì, in realtà poi in altri testi Simone Weil stessa unifica diritto e forza e contrappone alla giustizia. No, l'unione di diritto e forza, quando appunto fa una critica delle idee, della categoria di persona, cioè il diritto appartiene all'ambito mercantile del mercanteggiare e quindi è legato alla forza, perché un diritto senza la forza che la garantisca non è più un diritto, cioè non è più effettuale. Il diritto deve avere l'effettualità, perché non funzionano le istituzioni mondiali per la pace, perché non hanno nessuna forza per poterla fare rispettare. Quindi il diritto richiede la forza, mentre appunto la giustizia è l'altro. Poi ecco, in generale i pensatori che io definivo impolitici in quella mia ricerca sul pensiero impolitico, i pensatori impolitici amano i pensatori realisti, cioè amano Tucidide, amano Machiavelli, amano Nietzsche, perché dicono, loro dicono che cos'è il potere in senso negativo, e quindi diciamo questo libera un'alterità, mentre invece i pensatori, per capirci, normativi, che ritengono che si possa, come dire, di volta in volta creare
mediazioni, bonificare, non sono amati dagli impolitici perché sono considerati appunto o moderati o insinceri, diciamo così. Quindi è chiaro che Simone Weil era attratta da Machiavelli, come io penso per esempio anche a Canetti, un altro pensatore, poi dice: io amo i pensatori neri. No, non amo i pensatori così, alla, diciamo, post-abermasiani o rossiani. Io capisco, io in quella fase particolare del mio lavoro ero molto dentro questa, da questo punto di vista, in politico. Però poi questo rende difficile pensare la politica, se ci si pone, no? I due versanti del discorso sono... C'era, mi pare... Dunque, c'è, no, aspetta, ah. Dante, c'è il dottor... Ah, c'è quella di Dante? E mi hanno detto anche che c'è una domanda... No, poi c'è anche una domanda qua. La domanda la leggo, così magari... Allora, Maria Letizia Facondini dice: nel Fritone le leggi parlano a Socrate, siamo di fronte, oddio, a un primo abbozzo di biopolitica, questa è una posizione contraddittoria di Platone rispetto per esempio alla Repubblica, forse il fatto che la personificazione delle leggi, non lo so, ma la biopolitica, prima abbozzo di biopolitica, sì, Platone è un po' arduo. Beh, c'è stato qualche autore che ha letto Platone in questa chiave, ma il Platone, diciamo, eugenitista, no? Che prescriveva delle regole corporee di gestione, e quindi si è detto quel Platone biopolitico, però diciamo attribuire la categoria di biopolitica a un autore antico, ecco, per esempio Giorgio lo farebbe, perché essendo una biopolitica come dire, eterna ogni forma di potere, però invece come la usa Foucault in senso storico, difficile, la biopolitica è qualcosa che nasce tra 700-800 di moderno. Però certo poi si possono trovare appigli, elementi biopolitici in qualsiasi autore, da Platone a Tucidide, insomma. Beh, insomma, che la vita sia... Sì, la vita sta sempre al centro. Politica, questo è un dato, è un dato di fatto, ma se fosse solo questo non si sarebbe... Dunque, vabbè, venga prima lei, venga, poi viene Dante, e poi lei... Non so se c'è qualcun altro, questo qualche altra. Allora io avevo, diciamo, due domande, diciamo, una richiesta di chiarimenti, tre domande, una richiesta di chiarimenti, una considerazione e una battuta, diciamo, inizio dalla battuta che avete fatto stamattina, dato che torna spesso questa sulla teologia politica. Sulla teologia politica. Perfetto, diciamo, battute a parte. Diciamo studiosi, giovani studiosi della normale, ecco. Ah, ok, perfetto, perfetto. Battute a parte, la richiesta di chiarimenti. Lei ha strutturato tre possibili antinomie, no? Libertà e necessità, evento, processo, ordine, conflitto. Le ripeto nello stesso ordine delle rispettive antinomie in cui lei ha ordinato la materia. E come dire, diciamo, fino a un certo punto, quasi come se fosse uno di quei giochi di parole della settimana enigmistica, diciamo, io evento, ordine, processo, conflitto, avevo immaginato che lei stesse, come dire, immaginando anche una lettura trasversale delle antinomie. Rispetto poi all'ordine, mi perdoni il gioco di parole, ordine, conflitto, un po', diciamo, la lettura trasversale delle tre antinomie si confonde. Cioè, mi chiedevo, ma la libertà corrisponde all'evento, ma se la libertà corrisponde all'evento in una lettura trasversale delle tre antinomie, l'evento corrisponde al conflitto e è vista dall'altra parte. Cioè, se la necessità irrimediabilmente, come dire, attiene al processo, allora, come dire, la lettura non sarebbe quella di farle corrispondere poi l'ordine. È una lettura mia scorretta,
scelta, come dire, della sua interpretazione, oppure diciamo queste tre antinomie riguardano una contrapposizione sostanziale binaria che è unica, e a me, diciamo, anche rispetto a quello che lei ha detto, mi parrebbe che in un certo modo le tre antinomie possano essere lette insieme: libertà, evento, conflitto, necessità, processo, ordine. E questa, diciamo, era la richiesta di chiarimento. Lo spunto riguardava invece quello che diceva lei sulla questione del potere, sulla questione dell'inesistenza del destituente, no? Destituente, cioè lei dice il potere, il conflitto irrimediabilmente istituisce, cioè immaginare che esista una fase destituente, una fase istituente è come dire, una illusione che scorpora logicamente un processo che è unico, mi pare di capire. E quindi il destituente non esisterebbe. Se ce lo si propone diventa processo istituente. Se la destituzione uno se la propone, dobbiamo destituire, e a sua volta un processo istituente. La domanda che le volevo fare io è: non è che è la necessità, l'emergenza, la dimensione del destituente? Cioè, lei dice, ovviamente è tradizione antichissima, la necessità come fonte del diritto, no? Cioè la necessità come come dimensione che crea l'ordine. Però a me pare che nella necessità ci sia solo la forza destituente. Poi si aprono, come dire, i processi conflittuali, più o meno conflittuali, che costruiscono il nuovo ordine. Ma mi chiedo, come dire, se quell'emergenza, quella necessità, lei diceva, non sia il destituente. E questo c'è anche in Santi Romano, cioè Santi Romano, che era, diciamo, l'autore attraverso cui lei filtrava questa dimensione della necessità come fonte del diritto, e lo filtrava attraverso il Santi Romano dei frammenti. Santi Romano, lei me lo insegna, affronta il tema però della necessità in due principali, oltre che nei frammenti, diciamo, anche in uno scritto un po' più tecnico, che è quello sul terremoto. Sul terremoto di Reggio e Messina, credo che sia del 9, del 1909, i decreti d'emergenza del governo nel terremoto di... diciamo, la posizione di Santi Romano mi pare proprio, come dire, quella di considerare la necessità come appunto dimensione che destituisce, no? Tant'è vero che rispetto alla prassi che si era formata sullo Statuto Albertino, che poi sarà ripresa dall'articolo 77 della Costituzione, cioè del decreto del governo e poi della legge di conversione, Santi Romano sostiene appunto che ciò che come dire, dà la dimensione della giuridicità è la legge di conversione, no? Sarà una tesi che poi verrà ripresa dalla giuspubblicistica fino a Sorrentino, fino alla Corte Costituzionale, sostanzialmente la posizione della Corte Costituzionale. E quindi anche nel Santi Romano sul terremoto di Reggio e Messina, a me pare, come dire, che la dimensione del destituente e dell'istituente, della rottura dell'ordine e della sua ricomposizione, mettiamola in maniera meno radicale nel caso, come dire, di un ordine già costituito come quello dello statuto, sia presente, no? Queste erano più o meno le due questioni. Grazie. Prego. Domande, osservazioni belle e complicate, soprattutto quando dopo la prima oretta e quarti le mie facoltà cominciano ad appannarsi. Però lo dico veramente, insomma, la prima questione, dice, le tre bipolarità che ho analizzato separatamente, lette, come dire, trasversalmente, se scrivessimo le tre bipolarità si potrebbero leggere anche trasversalmente, abbinandole. Sì, sicuramente sì, la mia rispondeva a una necessità espositiva di, diciamo, far susseguire un argomento all'altro,
però nel testo e soprattutto nella mente di Machiavelli sicuramente fanno cortocircuito, sicuramente c'è una connessione tra necessità e ordine, per esempio, o una connessione tra libertà ed evento. Quindi sì, si potevano, come dire, incrociare anche in un modo diverso. Sì, sì, diciamo, io ho seguito questa esposizione perché ordine e conflitto è una bipolarità, diciamo, forse la più tipica di Machiavelli, così come nella storia del pensiero, libertà, necessità è una contrapposizione, no, perché è canonica, però sicuramente si potrebbero incrociare, e la bipolarità, oltre che di carattere orizzontale, è anche di carattere verticale e trasversale, quindi assolutamente sì, si potrebbe lavorare, diciamo, come dice lei, su questa prima questione. La seconda questione che volevo dire quando ho detto la destituzione in qualche modo a sua volta è sempre un'istituzione rovesciata, diciamo, si può dire noi dobbiamo fare una non azione, sì, si può dire, ma quel dobbiamo fare non implica un modo di agire. Altrimenti l'altra prospettiva è quella di fare come Heidegger, dicendo lasciamo essere tutto ciò che accade, affidiamoci al destino, ma se noi diciamo dobbiamo disattivare le istituzioni, stiamo facendo una proposta attiva a suo modo, o se no che cos'è? Se no non c'è che il puro abbandono. Quindi in questo senso io dico la prospettiva destituente, nel momento in cui si definisce una prospettiva, cioè una proposta, è inevitabilmente si vuole fare qualche cosa. Quindi l'inoperatività, la categoria per esempio anche di Jean-Luc Nancy eccetera, è molto suggestiva sotto il profilo teoretico, ma è una categoria evidentemente impolitica, che però laddove la si voglia tradurre in qualcosa da fare inevitabilmente si autocontraddice, diciamo. Poi, ma di questo io ne parlerò meglio domani a proposito di Spinoza, no? Soprattutto il rapporto alla questione tra potenza e atto, una potenza che non si fa atto. Spinoza dice che è una follia, la potenza è sempre in atto, ma questo non c'entra troppo, però è legata a questa questione, domani insomma ne riparliamo. E poi quando tu dici ma la necessità ha un ruolo destituente, sì, si può dire così, nel senso che il terremoto che fa inizialmente rompe l'ordinamento giuridico precedente, quindi in questo senso è destituente. Però nello stesso momento in cui rompe l'ordinamento giuridico e produce un diverso ordinamento o delle leggi eccezionali, quel destituente è solo, come dire, il presupposto poi di un elemento istituente. Cioè, vediamo la pandemia, no? Quando si dice, poi alcuni dicono non è stata la necessità, ma è stato un progetto, vabbè, lasciamo perdere questa questione. Comunque sia, quello ha creato la necessità dei dispositivi, quindi ha avuto un effetto istituente, anche se inizialmente, certo, per creare un dispositivo nuovo si è tolto la legge prima, insomma. Poi, come dire, noi nel nostro discorso accentuiamo, radicalizziamo qualche cosa per dare il senso di quello che vogliamo dire. Possiamo accordarci in questo modo, forse. La destituzione è solamente il presupposto dell'istituzione. Certo, per istituire bisogna forse prima destituire, ma non c'è una destituzione in se stessa che non preluda a una nuova istituzione. Io dico anche che non sia già di fatto un'istituzione, perché se risponde a una scelta dobbiamo destituire,
già siamo nell'ordine della finalità, della scelta, dell'azione, se no non la concepisco, a meno di appunto di non assumere la posizione dell'ultimo Heidegger, lasciamo essere l'essere. O no? Mi pare, alla fine un po' sia così. Nello, correggimi. No. Diciamo, l'idea di mettere, che sia possibile, mettere, disattivare per definitivamente l'istituzione in quanto tale. Sì. E che questo, uno, sia possibile, dopo ci sia qualcosa, una qualche forma di ordine, di qualcosa, insomma, che possa, che non sia il giardino terrestre, sì, e che però abbia una forma. E secondo luogo, come dicevi tu, cioè che questa, anche questa forma estrema e minimale non abbia in sé un elemento propositivo, un elemento affermativo, e anche io sto tendo a pensarla come te, a dire ma è anche un affermare. Però cioè, certamente c'è anche un fascino, una suggestione, certo, però appunto certo, è una dimensione per me metapolitica, certo, e metagiuridica. Certo. È fondamentale il metagiuridico, perché qui il punto è l'incastro tra diritto e politica, cioè il dispositivo politico-giuridico, è il cortocircuito diritto-potere. Quella è la violenza mitica beniaminiana, diciamo, evidente, che evidente, porta a una circolarità, a una coazione, una coazione alla coazione, diciamo così. Di questi temi parleremo a proposito del tuo libro poi fra qualche settimana. Molto volentieri. No, sulla questione, se posso però aggiungo, perché sono troppo sollecitato, diciamo così che la necessità, è vero la necessità fa legge, però proprio in quel saggio sul terremoto sì, si capisce bene che è molto circoscritta nel tempo e nello spazio ed è una sua sì, determinatezza. Cioè, si potrebbe anche dire che in fondo la necessità, Sant'Ivano ci sta dicendo, guardate che la necessità è un'irruzione della fattualità che comunque il diritto è in grado di ospitare, diciamo così, ecco, perché la pensano come interna al giuridico. In questo c'è una continuità persino nelle grandi trasformazioni, cioè persino Immortati, che pensa il potere costituente anche nell'ordine costituito, le forze determinate che portano la Costituzione materiale, nel momento in cui pensa una cosa molto radicale, segna anche una continuità con la sua, con la genealogia, diciamo, con la sua, con una tradizione, cioè il saggio di Bromano sull'istituzione di fatto, no, degli ordinamenti, che è una posizione diversa, la tesi sì, è profondamente sì, diversa da quella di Mortati, però c'è comunque l'idea di una continuità del diritto. Persino Immortati, che è quello che ha pensato di più la politicità della Costituzione, certo, è comunque è giuridica sì, e è vocata sì, a un ordine giuridico, sì, quindi c'è una continuità minima sì, del diritto, potremmo anche sostenere. Tanto più Santi Romano, che tutto Santi Romano lo lasciamo perdere, figuriamoci. Cioè è il tema del fatto, vediamoci chiaro, questi, io sono d'accordo, sono pensatori che hanno il coraggio di incorporare questo livello estremo in cui il diritto si converte, tocca altro, sì, tocca altro, dentro la teoria del diritto, che poi è anche una teoria della, della politica. In atmosfere varie fatte, appunto, no? Altri dicono, ah sì, c'è quel fatto normativo, ma è un presupposto, è irrilevante. Luigi Ferraioli questo dice, ah sì, c'è il potere costituito, è un fatto, un fatto anche normativo, nel senso che produce normatività, sì, ma è del tutto esterno al diritto, alla teoria del diritto. Sì. La teoria del diritto non se ne deve occupare. Mi viene in mente, a proposito, sempre... Ma che contate la categoria del dominio che insieme giuridica e fattuale? Beh, è la categoria del dominio, nel senso delle forze dominanti, per capirsi, perché sennò sembra il dominio, sembra, diciamo, nel senso delle forze sì, dominanti, che guidano, sì, egemoniche, sì, non potremmo usare sì, il termine sì, egemonico sì, persino. Però mi veniva in mente, a proposito di quello che, diamoci del tu però, che dicevi tu, c'è un caso che uno potrebbe citare come una destituzione che non determina istituzione. È il caso del nazismo, quando la legislazione di Weimar viene sciolta senza che loro dicano, ma dobbiamo fare così. Che significa? Che se si toglie lo Stato politico si torna allo Stato di natura, in senso hobbesiano. Quindi se si destituisse tutto, come dicevi tu prima, leviamo tutto da mezzo,
più che il paradiso terrestre si avrebbe l'inferno dello stato di natura, è quello che è il grande problema. E quindi perciò la cosa logicamente possibile, storicamente non si può dare. Diciamo che il nazismo è effettivamente uno stato d'eccezione che è durato diversi anni, diciamo. Cioè, nel senso che la legge sui piani poteri, tu vuoi dire, tra l'altro fatta molto bene tecnicamente, perché l'ha studiata bene, nel senso. Perché prevedeva tutta una serie di meccanismi per cui il Parlamento formalmente era fatto fuori. Quelli erano capaci. Filino eversiva, però diciamo. Esattamente. Se si dice togliamo i tribunali, si può, si torna al conflitto armato. Qual è la terza possibilità? Sì, ma infatti qui c'è la grande lezione di Hobbes, lo stato di natura, appunto. Lo stato di natura minimo, come Rousseau. Francamente io non mi allineerei a Rousseau sullo stato di natura. No, nemmeno io. E pensare che basti pensare lo stato di natura, liberarsi da questa sorta di malia della sovranità per cui c'hai lo stato di natura come edenico, diciamo così, per me non è credere, io non ci riesco a credere. Come diceva Weber, chi vuole le immagini vada al cinema. Dunque, aggiungo una cosa sola perché così la leghiamo alla... Sì. Tanto è proprio una discussione per la mia. Diciamo che cosa pensi però quando della nuova normalità? Cioè l'idea che oramai la nuova normalità è un'emergenza in qualche modo permanente, cioè che non si può che governare con le emergenze. E lì, al di là di progetto o non progetto, è l'uso. Quando varie questioni, può essere il virus, può essere la guerra, può essere questo, può essere la crisi finanziaria, può essere l'energia, diventano, come dire, sempre occasioni di un modo diverso. Non diverso, un modo di governare. Io ho la sensazione che a quel punto la dicotomia emergenza-eccezione un po' salta, perché è chiaro che l'emergenza non è l'eccezione costituente, figuriamoci poi quella costituente di Schmitt, ma la nuova normalità come emergenza permanente rischia di configurare una nuova forma di eccezione. Vabbè, ma qui c'è un'invenzione, forse qui andrebbe convocata la riflessione dello stato d'eccezione. Ora però facciamo, dopo le diamo la parola, se no non si sente. Siamo un po' in chiusura. Ci abbiamo due. Venga lei, magari se vuole. Ma poi dopo. Lei voleva fare una domanda, no? Quindi poi la diamo. Poi c'è Dante, credo. Sì, no, io volevo chiedere a Roberto. Sì. Ma venga qua però, perché sennò non riescono a. Se no non ci a vederla, capito, e anche a sentirla, di la verità. Due piccole cose che sono riflessioni un po' a margine, perché non sono uno studioso del tema, quindi dell'argomento. Volevo chiedere a Roberto una riflessione su queste due cose. Il concetto di rivoluzione conservatrice di cui parla Thomas Mann a proposito della, con un riferimento all'articolo 12 della Costituzione di Weimar, il diritto alla ribellione, e un'altra, se c'è qualche elemento confliggente con il diritto anglosassone. Mi viene questo dubbio, dico, ma l'habeas corpus era forse un'intuizione di questo tipo che non è stata poi, come dire, sufficientemente approfondita, perché è mancata una riflessione di tipo continentale sul tema? Grazie, sono domande, diciamo, che aprono orizzonti sterminati. Comunque, intanto per quello che diceva Nello, la normalità come emergenza o come eccezione, questa è una deriva che effettivamente è abbastanza in atto e cui bisogna opporsi. Come opporsi? Con il politico. Per esempio,
qua secondo me si dovrebbe riprendere Gramsci per certi versi, no? Cioè il moderno principe, i partiti che sono in una fase sì, di dissoluzione, però sono potenzialmente un argine a questa deriva. Tu dici questa deriva è inesorabile perché è la globalizzazione che la porta, no, questo è il presupposto, però su questo c'è anche una possibile ancora battaglia in corso, la perderemo ma dobbiamo farla, insomma, e tu sei... denunciare questo e anche sì, contrapporsi, però insomma ecco c'è, sì, quel quadro c'è quel, qualcosa di più, quadro, diciamo. il quadro è questo, diciamo, sì, certo. Circa le due questioni, la prima era la questione del la rivoluzione conservatrice, ma diciamo in questo momento non c'ho presente la questione, il diritto di resistenza è un po' la questione, diritto alla ribellione andrebbe fatto valere in diversi casi. Diritto alla ribellione della legge è un paradosso, no? Perché alla legge bisogna, secondo la Grundnorm, obbedire, quindi disobbedire al diritto come un elemento del diritto stesso è un po' quel nel Novecento, al tempo di Mannheimer, che è poi quello di Schmitt, che è quello di Heidegger, si è sempre giocato su questo margine tra il diritto e il fatto, tra il diritto e il non diritto, quindi tutte queste categorie, stato di eccezione, decisione, stanno su quel margine e poi ognuno di questi autori le vede in una chiave diversa. La questione del diritto, del common law, del diritto anglosassone, e certo la cambia tutto, è difficile parlare dei nostri temi dentro con quel lessico, perché è un lessico completamente diverso. Io mi muovo sempre a partire dal diritto romano, quindi in una chiave inevitabilmente continentale. In quell'altra chiave non la conosco neanche troppo bene, come lo devo dire la verità, non so se solo io e la nostra tradizione. La cosa che si può dire è che sono usciti tanti libri sulla costituzione dell'emergenza, dello stato d'emergenza, sì. proprio anglosassoni, non a caso per gli ultimi 20 anni, oramai di più, sono 23, diciamo 22 dall'11 settembre soprattutto. E che dicono fondamentalmente? E a volte sono persino un pochino naif, nel senso che sono tutti tentativi di costituzionalizzare l'emergenza, cioè vabbè, ci serve, la ammettiamo, troviamo 1000 parametri più o meno normativistici per del resto Ackerman anche, no? La costituzione sì, dell'emergenza, ma anche altri. È quello temporale, l'emergenza per 6 mesi, poi tempo, però, poi bisogna riferire al Parlamento, sì. Ma poi vai a vedere l'idea, ma no, ma poi serve a rassicurare la popolazione perché c'è ancora un governo. Aumenti dei decreti legge poi nella realtà. Comunque, i giudici, chiaramente un ruolo alla giurisdizione, certo. Vai a vedere, non c'è la stessa radicalità di pensiero degli autori che citavi, diciamo vai Mariani, certo. E c'è anche un po' di illusione, però insomma è come un tentativo di inscrivere l'emergenza, non l'eccezione, quindi intanto di poterle distinguere rigidamente. E comunque una volta che si è ammessa solo l'emergenza, di iscriverla dentro il ruolo. Esattamente. Questa è la dinamica in atto, però è terremota, queste, non c'è dubbio. Queste linee in fondo sono così moderate, no? Cioè, ancora confidano sul fatto che sia gestibile tutto ciò. Io ho la sensazione che siamo di fronte a processi più di fondo. Però. Credo ci siano, c'era un'ultimissima domanda di Dante, aggiungiamo la sua, basta, perché abbiamo spolpato Roberto Esposito, quindi vi prego anche di essere sintetici, ma insomma poi lo liberiamo, se no diventa altro eccezione. Sì, io sarò brevissimo. Professore, lei vorrei insomma abusare della sua presenza perché io ho letto di recente un suo bellissimo articolo su metafisica e politica, che apparve in una rivista di filosofia politica di diversi anni fa,
Ecco, mi sembrano i temi di quell'articolo mi sono sembrati molto tangenti a quello che ha detto oggi, come a dire, quell'articolo è un po' una fonte non so quanto consapevole dell'evoluzione del suo pensiero attuale. E da questo punto di vista mi verrebbe da chiederle, ad esempio, lei in quell'articolo parla di appunto metafisica politica o di metapolitica, e all'interno della metafisica politica o di quello che lei definisce la metapolitica include il cosiddetto paradigma dell'inclusione escludente, no? Volevo chiederle, questo paradigma dell'inclusione escludente che lei data addirittura all'antico, ai greci, no? Poi fa risalire ai romani per poi arrivare direttamente al moderno, come si scrive nel pensiero del potere istituente, del paradigma istituente? E poi un'altra cosa, in questo paradigma istituente è un paradigma metafisico-politico o è una forma di politica della metafisica? Perché anche in quell'articolo lei fa questa scissione, no? Parla di metafisica politica, parlando di Ritter, Riedel, e poi parla di politica della metafisica, e io la intendo come politica dell'origine, come politica che si pone il problema di costruire l'origine di senso del politico. E mi verrebbe da includervi Schmitt, il concetto di politico, in questa politica della metafisica. Ora, questo pensiero suo istituente è una forma di metafisica politica o di politica della metafisica, quindi di politica dell'origine? E poi un'ultima cosa, sulla questione del potere destituente, no? Della destituzione istituente, mi verrebbe da dire che l'articolo 48 di Weimar sia una forma icastica di istituzione istituente, non so se lei concorda. Allora, certo, c'è la prego, venga, da così facciamo un gran finale. Allora, innanzitutto la ringrazio molto per questo intervento di oggi, a me è veramente una domanda brevissima. E io faccio il dottorato in filosofia politica ed estetica e a me interessa molto il tema dell'emergenza, solo che lo affronto, diciamo, da una prospettiva un po' diversa. E, per esempio, a me piace molto l'idea proprio di pensare all'emergenza come proprio una sorta di appunto evento, situazione creatrice di uno spazio liminale da cui possono emergere sia nuove soggettività, sia anche proprio delle strategie di resistenza e di emancipazione che poi si possono applicare anche a lungo termine. O comunque c'è un autore in particolare che si chiama Richard Bolt, che ha scritto un articolo proprio che si chiama Propositions on Emergency, dove descrive tutti i vari, appunto, le varie caratteristiche dell'emergenza, che sono in realtà molto simili anche a quelle che lei ha evidenziato quando parlava di necessità ed evento, quindi è come se fosse una combinazione delle due. E in particolare l'idea, no, che si tratta di momenti in cui dobbiamo, cioè emerge anche la vulnerabilità, no, dell'uomo, quindi dove siamo costretti comunque un po' a riformulare anche proprio i nostri schemi interpretativi. E volevo chiederle se magari sia possibile, non so, pensare attualmente, a partire appunto dal pensiero istituente di Machiavelli e da queste tre bipolarità, se fosse possibile pensare proprio a strategie di emancipazione e di resistenza anche al di fuori dell'emergenza, però proprio modulandole a partire da quelle. Beh, sono sempre più confuso. No, sto scherzando, sono anzi contento, e tutte queste domande testimoniano, mi pare, qualche interesse, quindi sono molto contento e vi ringrazio tanto. Su estetica e politica delegherei la risposta a Francesca Monateri, che ha appena scritto un libro su estetica e politica. È un po' uno scherzo, però è anche una cosa reale, nel senso. Anzi, sono usciti recentemente due libri su questo tema, questo di Francesca Catecon e poi un libro di Vercellone, L'età illegittima. E in entrambi questi libri si tende a pensare, non a interpretare la politica in chiave estetica, ma a chiedersi se la politica, se l'estetica, in particolare la semantica delle forme, la morfologia, non possa costituire per la politica una, diciamo, una fonte di ispirazione, un taglio d'analisi, eccetera. Ecco, in questo momento
mi viene di rispondere in generale questo: considero il tema del rapporto estetica e politica molto suggestivo. Ma lei dove fa questo dottorato? Alla Pompeo Fabra, a Barcellona. Quindi lo considero molto interessante, importante, insomma, però adesso non saprei bene come aprire questo discorso. Circa l'altra domanda, politica della metafisica, metafisica della politica, io no, questo discorso sul potere istituente tende a situarsi fuori dalla metafisica, anche se in quell'articolo io parlavo, mi pare, di Unger, no? Su questo tema, il tema della metapolitica, che è stato poi letto in tanti modi, Riedel, perfino Giacomo Marramao, insomma, è una categoria interessante, però io cerco di pormi fuori da quel plesso semantico. Volevo però dire una cosa sulla questione dell'inclusione escludente. Anche questa è una categoria che usa un po' il nostro amico Giorgio, però io direi questo: ogni inclusione escludente, perché se si include qualche cosa resterà comunque uno spazio fuori da questa esclusione, altrimenti non si tratta di esclusione, di inclusione. La logica del diritto è quella dell'inclusione escludente, perché un diritto, per essere percepito tale, non come un fatto, deve includere magari anche l'assoluta maggioranza, però deve lasciare un margine al di fuori del quale ci sia un'esclusione, se non è, non è un diritto. Tutto il tema del limite dell'ordinamento. Esattamente, quindi questo è un tema fondamentale che io, diciamo, affronterei in questa chiave più che sulla questione metafisica e politica, che peraltro è una cosa estremamente interessante, che si lega un po' alla questione prima del rapporto estetica e politica per certi versi, ma diciamo adesso non sono in grado di entrare in questo. Io veramente vi ringrazio molto, non mi aspettavo questa accoglienza così, diciamo, calorosa, di interesse, quindi ringrazio ancora Nello, Fiorinda, Arturo Martorelli, tutto l'istituto, ma ringrazio soprattutto tutti voi che siete stati qui. Insomma, sono molto contento di aver incominciato questo seminario e domani riprenderemo alcuni di questi temi. Quindi grazie a tutti. Grazie a voi.